Climax Zone. Come anticipato nell'ultimo video, oggi si parlerà di cura e mantenimento del pescato, esatto, ovvero della carpa. In questo video vi vogliamo far vedere tutto quello che dovreste aver bisogno dal momento in cui finite il combattimento con la carpa, quindi dall'imbadinamento alla foto, giustamente, e poi al rilascio del pesce. E per quelli che ci tengono, la pesatura dell'esemplare, esatto, di taglia. Poi adesso vi faremo vedere tutte le cose distinte. Comunque è un argomento che è molto importante, perché ovviamente il pesce, dal momento in cui è fuori dall'acqua, ragazzi, soffre. La responsabilità è completamente nostra, quindi nel momento in cui si va a fare la cattura, quindi a prendere il pesce, è molto importante avere il rispetto e trattarlo con le dovute maniere. Prendersi cura della carpa come se fosse, esatto, indipendentemente da dove state pescando, quindi che sia in libera, che sia in fiume, che sia in canale, che da sia tutte in le parti, non cambia il nulla. Rispetto vale in tutti i luoghi. Quando il pesce è fuori dall'acqua, ragazzi, ricordatevi, la responsabilità è unicamente vostra. Quindi adesso Max vi dirà un attimo quello che vedremo a far vedere in questo video, e poi vi faremo vedere appunto, esatto, le cose. Allora, partiremo ovviamente con quello che ci serve per tirare fuori la carpa dall'acqua, ovvero i guadini. Dopodiché andremo a vedere dove appoggiare il pescato, quindi nelle varie culle, quelle più grandi, quelle medie, quelle più piccole, per sessioni veloci. Andremo a vedere le sacche di mantenimento, di pesatura, e appunto, come dicevamo, per quelli che vogliono pesare la carpa, l'esemplare di taglia, prima di farsi la foto di rito, andiamo un attimo a vedere anche come si usa tranquillamente e qualche piccola specifica, perché ovviamente qua sotto va messo qualcosa, perché se dovesse cascare. Dopodiché faremo un piccolo accenno anche su la cura vera e propria della carpa, quindi andremo a presentare un prodotto che abbiamo scelto, ma generico, per dare un attimo di cura al pesce se vediamo che si è tolta la scaglia nel guadino, quindi vedremo anche questo. Esatto. Detto questo, partiamo con questa puntata. Bene ragazzi, allora partiamo un attimo dalla prima cosa, che è appunto il primo step, esatto, che è l'imbadinare. Quindi molte delle domande che ci fate, che appunto riceviamo, è: ho un budget limitato, secondo voi cosa prendo, cosa mi consigliate, con cosa parto? E noto anche in diversi gruppi social appunto questo tipo di domande, che le risposte sono di partire con canne e mulinelli di un certo costo. Allora, secondo l'opinione nostra, ok ragazzi, non è una cosa, uno è libero di fare quello che vuole, noi crediamo e pensiamo che l'importante innanzitutto per chi comincia, per chi parte, sia proprio questa fase qui. Per questo ci siamo focalizzati su questo video. È molto importante avere innanzitutto un guadino, una culla, sacca di rilascio o insomma altre sfumature di culle comunque eccetera, perché poi una volta che la carpa è fuori dall'acqua, la responsabilità è unicamente nostra. Quindi è nostra responsabilità, una volta che la carpa esce dall'acqua, tenerla curata e cercare di evitarle ogni tipo di male, di dolore e sofferenza. Quindi partiamo. Ovviamente ci sono costi, adesso non staremo qui a dirvelo perché non sono recensioni, sono semplicemente idee che vi diamo. Ci sono dei guadini più economici e poi ovviamente dei guadini più costosi. Partiamo da un guadino economico, ok, come questo, ragazzi, in fibra di vetro. Asta in fibra di vetro. Esatto. Cosa ha questo guadino? Niente, è un guadino che va benissimo, funziona benissimo. L'unica cosa è che avete appunto, come vedete, diciamo, si sfila molto facilmente. Ecco, se sappiamo che il nostro habitat di pesca, che può essere un lago, prevede amur da 20 kg, esatto, andare con questo è un po' azzardato. Ma uno dice, ma tanto non lo prenderò. Ma se lo prendi e poi l'amur fa quella fuga fuori dal guadino, anche una carpa, ragazzi, esatto, che cosa facciamo? Si incastra il pesce, si porta via il guadino. Ciao ciao pesce, ciao ciao guadino. Esatto, quindi avete questa scelta qui. Ovviamente poi adesso vi diamo tre step. Allora partiamo con questo, che è quello economico, diciamo, nel mercato, che è in fibra, aste in fibra di vetro. Okay. Poi salendo un attimo, quindi diciamo nella via di mezzo, andiamo su aste in fibra di carbonio, ok?
che, ripeto, apparentemente sono uguali, con la differenza appunto che parliamo di un'altra qualità, quindi sicuramente un altro materiale e ovviamente un'altra tenuta rispetto al guadino, magari che costa un po' meno, fino ad arrivare a un guadino con gli incastri in acciaio, giusto? E questo vado a togliere. Questo, ragazzi, ora ci provo, ma non ci riusciremo perché... No, c'è un trucco. Sì, aspetta. Ok, adesso... Ecco, fatto. Però, ragazzi, avete visto la pressione che ho fatto per toglierlo, quindi... Esatto. Sì, non è facile per un pesce andare a togliere l'asta, quindi, in un aggancio inox. Ecco, quindi... con un guadino così potete anche inguainare, se siete alti, avete, diciamo, il livello sotto, anche in maniera... Esistono più. Anche per il carpista... magari quello un po' più dinamico che si sposta spesso col carrellino o a piedi, versioni che si possono anche smontare, esatto. In due, quindi uno, due, guadino chiuso, questa è una possibilità per quel carpista che ha bisogno di contenere un attimo l'ingombro perché non ha la macchina vicino, perché usa il carrellino oppure la sacca tutto insieme con le canne e va a piedi. Ok, adesso detto questo, scusami se ti interrompo, Volevo solo fare un piccolo accenno. Ti ricordi quando siamo andati a Bled a fare un sopralluogo? C'è stato messo davanti un regolamento. Ah, certo. Ora, in tanti laghi italiani esistono dei regolamenti. Regolamenti che... Anche molto severi. Bravo. Anche molto severi, che se venite multati potevate poi prendere 2-3 volte il prodotto che avete sbagliato a comprare. Questo... Adesso, visto che abbiamo i guadini in mano, siamo andati a Bled, c'è stato messo davanti il regolamento, nel regolamento si prevedeva una apertura di guadino di un certo tot di centimetri, che adesso non ricordo se era 90 o 120, però c'era scritto. Dovrebbe essere 120 dall'ultimo regolamento che abbiamo letto. Vabbè, ok, 90, 120, però esiste un regolamento per tanti laghi stranieri e italiani. Consiglio di Climax, leggete sempre i regolamenti, perché una sciocchezza del genere equivale a tanti euro di multa. Esatto, ne compravate 3 di guadini giusti. Basta, piccolo accenno. Quindi siamo ai guadini. Allora, avete scelto il guadino. Aspetta, Max, aspetta, sì? Tenimi in mano un attimo. Ah, ok. Avete scelto il guadino. Poi, ovviamente, una volta inguadinata la carpa va messa nella culla. Esatto. Ma... più precisamente, prima di metterla nella culla... Allora, cioè, facciamo tutto il passaggio qui. Quindi, prima di aver preso la carpa, bisogna preparare, esatto, il dopo. Quindi, prepara un attimo, che intanto sposto qua. Sì. Allora, abbiamo preso una culla generosa. Generosa, perché ce ne sono anche di più piccole, ci sono i materassini. Partiamo con questa. Ok, e con la sua... sacca di mantenimento, allora, di rilascio e di pesatura. Esatto. Questa, ragazzi, va messa sopra. Alzala un attimo, qui facciamola vedere. In questo caso stiamo usando un prodotto di tracker. Ok? Quindi questa va messa sopra in questa maniera qui. Perfetto, ragazzi. Una volta fatto questo, la carpa la andrete a posare qui. Lo so che sono cose assurde per alcuni di voi sentire queste cose qui, però abbiamo visto gente che intanto approfitto del godino che si è usato dietro. Quindi, ecco, una volta fatto questo, ragazzi, la slamate, togliete il guadino e la vostra carpa è qui al sicuro. Delicatamente si fa passare la carpa dal guadino, esatto, alla sacca, sfiliamo il guadino da sotto, lo appoggiamo un attimo per terra. Adesso noi stiamo facendo qualche tecnici, però, ragazzi, vi diciamo quello adesso che dovrebbe essere... d'acqua, faremo anche vedere un bidone d'acqua, ma non abbiamo il bidone. Ovviamente di questi ce ne sono... di varie case, vari tipi, varie dimensioni, vari modelli, quindi non stiamo qui ad elencarle tutte, ne abbiamo presa una giusto per farvi vedere. Questa di bello è che ha anche, se non sbaglio, queste che servono a tenere a galleggiare in acqua, quindi molto comoda. Quindi adesso metto un attimo da parte questa e ci concentriamo un attimino sulle culle. Culle, ragazzi, anche qui potete prendere culle veramente economiche e culle veramente economiche. Beh, quindi partiamo magari... Diciamo una cosa, che per stare un po' generici, ok, vi dico un attimo quali possono essere le differenze delle culle. Quindi grandezza, ok, stabilità, quindi le gambe possono essere con 4-6 gambe.
altezze, perché altezze, qua, ad esempio, esatto, può passare. Possono avere questi teli che servono a coprire la carpa se dovete, prendere il telefono, fare la foto, fare, la coprite. E poi ci sono sacche che hanno il fondo praticamente così, quindi l'acqua non passa, quindi nel momento in cui voi andate a mettere l'acqua, che mi raccomando, mettete l'acqua sempre nella culla, bagnate la carpa sempre tenuta bagnata, bagnatevi le mani sia che siamo ad agosto sia che siamo a dicembre, esatto, le mani vanno portate a temperatura di quella che è l'acqua in quel momento, perché la carpa se no ne soffre. Quindi culle come queste sapete che l'acqua rimane qui. Qual è lo svantaggio? Che oltre alla carpa vi lavate anche voi, ok? Quindi questa è una premessa. A noi ci è capitato spesso perché abbiamo queste tipologie di culle, esatto, però preferiamo lavarci noi ma salvaguardare il pesce che lasciare in sofferenza il pesce senza acqua per non lavarci. È una scelta personale. Oltre alle culle ci sono anche altri sistemi per appoggiare la carpa. Chiedo un attimo all'aiutante che ho lì, regia, di passarmi al volo. Grazie, grazie. Eccolo qui. Allora, questa potrebbe essere un'alternativa. Ok ragazzi, cos'ha? È una culla piccola, è un materassino, il carpista dinamico, ok? Come vedete ha le sponde, è morbida, quindi se uno dice non voglio prendere la culla, voglio qualcosa di più leggero, beh, più... ci sta qua dentro qui. Esatto, quindi sapete che potete prendere anche queste qui. Anche di queste ragazzi ce ne sono di vari modelli, di varie dimensioni, di vari tipi, quindi la scelta vi spetta unicamente a voi, perché questa anche puoi trasportarla comoda. Quindi sapete che anziché avere la culla che comunque anche da chiusa ha il suo ingombro, potete avere questa qui che appunto... Questa dovrebbe essere la cosiddetta barchetta. Barchetta, se non vado errato, giusto qui? Esattamente. E sapete che ragazzi, anche qui avete modo di portargli la carpa in giro. Beh, guarda qui, anche il rilascio comunque viene fatto in sicurezza, perché esatto, poi andate a posare nell'acqua e la carpa esce sana. Bene, continuiamo un attimo, rilancio questa regia. Grazie. Quindi ragazzi, ritorniamo al... il concetto di prima. Guadino, metto la carpa in culla, la carpa è qui, acqua subito, slamata, si butta l'acqua, bagniamoci le mani, volete pesare la carpa. Allora, tanti fanno ovviamente così, prendono la carpa, la pesano e vanno in giro, Allora, innanzitutto bisogna chiudere, perché la carpa deve stare, esatto, al sicuro e non deve uscire, c'è la cerniera anche di là, va chiusa. Ora noi vi facciamo vedere quale dovrebbe essere la, la procedura corretta. Allora, volete pesare la carpa? È questo che viene verso la carpa e non voi che portate la carpa in giro. Quindi questo viene messo sopra, ok, la culla. Si prende la carpa con la cap sack, si prende qui e si aggancia. Esatto. Allora, questa situazione qui dovrebbe essere la situazione che di norma dovrebbe, diciamo, essere la prassi, diciamo, del... Sì. Ok? Quindi, tutto quanto... in sicurezza. In linea, quindi culla, carpa e il supporto. Perché questo? Perché ovviamente ragazzi, se per qualsiasi motivo vi cade, la agganciate, sbagliate ad agganciarla, vi scivola la bilancia, eccetera, la carpa cade così, ok? Non cade per terra, non sbatte. Quindi questa sarebbe la procedura corretta, ok? Bene, c'è un'altra cosa che un altro passaggio che poi appunto è quello di togliere questa. Si prende la carpa e si va a rilasciarla. È molto importante secondo noi partire con queste cose qui, perché sono le cose essenziali più che le canne e i mulinelli innanzitutto, perché le canne e i mulinelli ragazzi sono cose che man mano che andate avanti, che vi cresce la passione, che scoprite posti nuovi, insomma man mano che diventate sempre più professionisti, certo, ovviamente l'attrezzatura ve la fate. Però partire con le basi che per noi sono queste, esatto, per noi è fondamentale. Ripeto, potete spendere meno, potete spendere tanto, comunque sia, secondo noi queste sono le cose da prendere. Sì. Investite di più
su queste cose, meno nelle canne mulinelli all'inizio. Poi quelle sono cose che le fate col tempo. Esatto. Quindi io, visto che ci siamo, spenderei, come abbiamo detto prima, due parole su quello che veramente può essere la cura della carpa, ok? Esatto. Quindi spesso, anzi speriamo di no, spesso, a volte succede. Succede perché una carpa nel guadino non è nel suo habitat naturale, una carpa in una sacca di mantenimento non è nel suo habitat naturale. A volte durante il combattimento si va a strusciare contro pietre per liberarsi, tiriamo la carpa a riva, la inguadiniamo e scopriamo che si è staccata una scaglia e questo è un male per la carpa. Esistono in commercio vari tipi di prodotti per poterla curare, tra virgolette. Anche l'amo stesso, ragazzi. Anche l'amo stesso, bravo. Anche una volta che andiamo ad allamarla, comunque non è una cosa naturale per la carpa. Quindi se spendiamo quei 30-40 secondi per cercare di fargli guarire, medicarla, la ferita, esatto, facciamo una cosa che la carpa ci può ringraziare, diciamo. Ora, esistono diversi prodotti. Esistono gli antisettici e i disinfettanti. Quando usare uno e quando usare l'altro. Ora, il l'antisettico lo possiamo usare quando vediamo che una carpa presenta... È un po' più generico. Esatto, magari dei tagli dovuti anche a ostacoli che sono andate a scontrarsi durante il combattimento, piuttosto che dei funghi di squamazione o robe. Quindi abbiamo degli antisettici che vanno ad agire proprio su questi tipi di ferite o funghi. Altrimenti abbiamo, adesso apro un attimino questa scatolina, che è della Nash se non mi sbaglio, dove c'è un vero e proprio disinfettante. Addirittura ci mettono degli stick che ricordano un po' il cotton fioc che usiamo noi, e dove andiamo ad applicare quando proprio vediamo che si è tolta una squama e si è appunto lacerata quella parte lì. Quindi andremo con il nostro piccolo stick cotton fioc a passare il prodotto, aspettiamo quei secondi che appunto 30 secondi, 30-40 secondi, e poi possiamo procedere. È un piccolo kit, oddio, anche qui chi vuole lo prende e chi invece noi vuole consigliamo, ovviamente noi non vi consigliamo di prenderlo, sì, non dico neanche consigliamo, consigliamo più che altro che prestiate un attimo attenzione a quello che è la cura della carpa. Esatto. Anzi, quindi quello è l'importante. Noi vi facciamo vedere cosa c'è a disposizione, cosa il mercato vi mette a disposizione. Esatto. Per tutto quello che può essere il carp fishing. Ci sono anche queste cose qui, le hanno fatte per fortuna, quindi chi di voi appunto si sente più, come si dice, doveroso nel... Ecco, può benissimo comprarle e insomma non è difficile usarle. Esatto, quindi, esatto. È un'operazione che richiede pochi secondi. E però aggiungo un'altra cosa, su tanti laghi italiani e non, nel regolamento è previsto il disinfettante. Il disinfettante. Quindi anche questo può causare una multa, e per quello che costa ne comprate una scatolata proprio generosa di questi. Quindi leggere i regolamenti, cosa molto importante. Molti sottovalutano questa cosa, dicono ragazzi vanno letti, perché poi passate la leggera, nel momento in cui passano e vi fanno la multa. Sì, soprattutto quando siamo fuori Italia, ci sono tanti laghi dove sono severi. Ma anche qui in Italia sono... Ma anche è giusto in Italia, ma è giusto qui, è giusto perché il rispetto deve essere prima del divertimento. Esatto. Basta, tutto qua. Bene ragazzi, detto questo, vi abbiamo fatto vedere... Guadini. Tutto quello che può essere il... Sacche. Esatto. Culle. Pesatura. Disinfettanti. Disinfettanti. Quindi abbiamo visto quello che è la cura e la salvaguardia del pesce una volta che è finito il combattimento. Ecco, quindi in merito a quelle domande che ci fate, cosa vi consigliate di prendere, cosa parto, eccetera, bene ragazzi, noi vi consigliamo di partire proprio con queste cose. Esatto. So che fa più prendersi subito la canna, il mulinello, però ragazzi è veramente importante il non trovarvi poi nella situazione di avere la carpa a guadino e non sapere come... Lo sanno anche loro, sui social si vedono tanti che hanno la carpa a questa altezza, non c'è un terrassino sotto. Ecco, proviamo a immaginare se una carpa da questa altezza fa un salto verso una bella lastra di sassi, che cosa può succedere a questa carpa? Esatto, quindi ecco, l'ultima piccola premessa che vi faccio ragazzi è questa. Anche se per chi frequenta la Via Pago
Quando entrate in un lago a pago e questi dispongono di quei materassini gialli che volete guardare, ecco, noi vi consigliamo di, se pur ci sono, di non usarli ovviamente. Entrate anche nei laghi sempre con questa attrezzatura qui. Le noleggiano anche a volte. Sì, mi raccomando ragazzi, anche qui è un consiglio che vi diamo, perché in molti laghi, in molti carpormi... sì, perché tanti dicono, ma sì, non voglio neanche la mia attrezzatura, tanto me lo danno loro il materassino. Esatto, ci sono quei materassini gialli, gomma piuma, che è la gomma piuma ragazzi, eccoci sei per terra. E ecco, sinceramente lasciateli lì, andate la con le vostre culle, con le vostre barchette, andate con le vostre cose, perché niente è più bello che rilasciare il pesce sano, in ottime condizioni, che va via. Perché il mese dopo che andate lì a pescarci la ritrovate sana, quindi è anche più grossa magari. Bene ragazzi, detto questo, noi chiudiamo questo video della Climax Zone questa volta con questi argomenti. Vi diamo appuntamento al prossimo video e scoprirete poi l'argomento che andremo a trattare. Non vi diciamo niente questa volta. Esatto. E vi ricordiamo come sempre i nostri social, Instagram, Climax underscore Carfishing, Facebook Climax Carfishing, mail climax2018@gmail.com. Se è la prima volta che ci stai guardando su YouTube, iscriviti, attiva la campanella e tutte le notifiche del caso, è gratis. Climax è gratis. Detto questo, da Max, da Cree e dalla Climax Zone, un saluto a tutti voi. Ciao!